Facciamo il punto della situazione. Dune parte 1, un successone. Dune parte 2, un successone. E Dune parte 3, quindi si farà? Ma certo che si farà, dato che comunque sta facendo un grandissimo successo al botteghino, date anche le ultime notizie uscite nel web. Ed oggi sono qui con voi appunto per parlarne. Quindi, ciao, sono Captain Nerd, bentornati su Ciak e Azione. Dunque, prima di fare una vera e propria anticipazione sul terzo capitolo di Dune, vorrei comunque precisare che sicuramente ci sarà una terza parte, dato che comunque il regista Villeneuve ha praticamente confermato il tutto e anche l'attore Timothée Chalamet rivelando anche quasi la trama, dicendo il romanzo c'è già, quindi sapete già tutti ciò che succederà. Ma ora andiamo un pochino a vedere quale era stata la situazione alla fine della seconda parte. Qui vediamo praticamente i Fremen con a capo il nostro Paul Atreides che riescono a sconfiggere gli Harkonnen su Arrakis. E vediamo quindi la sconfitta del barone degli Harkonnen, la sconfitta dei suoi due figli e anche lui che prende la mano della figlia dell'imperatore, facendo arrabbiare la nostra Zendaya che era, diciamo, la sua fidanzatina nel film. Il nostro Paul riesce ad arrivare dove è arrivato grazie alla spezia, ovvero questa polvere magica che si trova sul pianeta di Arrakis, dove vi è deserto e deserto e deserto, e gli conferisce un potere molto divino che gli permette di vedere indietro, avanti, nel tempo e capire un po' quali sono le mosse da fare anche nella sua posizione da imperatore. I primi due film trattano il primo ciclo di Dune, dove in pratica il nemico principale erano appunto gli Harkonnen. Quindi, chiuso il secondo capitolo, sconfitti gli Harkonnen, lui si può dedicare praticamente alla sua vita da imperatore. Però non sa che ci sono dei problemi. Problemi che arriveranno nel terzo capitolo, che per quanto mi riguarda, il nostro Villeneuve ha dichiarato che vuole chiudere tutto con una trilogia. Quindi, dopo la parte 3, presumo non ci sia nient'altro. Ci sarà una serie chiamata The Sisterhood, ma tratterà sempre l'ambiente di Dune, però con altri personaggi. Quindi il terzo capitolo vero e proprio di questa saga lo vedremo tra un po' di anni, il che ha senso, dato che tra il primo e il secondo ciclo di Dune passano circa 12 anni, quindi il nostro Timothée Chalamet lo dovremmo vedere più adulto, e quindi è bene far passare degli anni così anche gli attori riescono a cambiare fisicamente. Ma ora andiamo a scavare un po' più a fondo su questa terza parte per capire un attimino di cosa tratterà veramente. Dunque, tolti gli Harkonnen dalla circolazione, era in corso una cospirazione contro l'imperatore Paul, alla quale partecipavano le Bene Gesserit, che erano coloro che avevano creato Paul con il programma di accoppiamenti selettivi per asservirne i poteri ai loro scopi, ma ne hanno comunque perso il controllo. Abbiamo poi la Gilda Spaziale, un tempo il maggiore potere occulto dietro il trono imperiale e ora completamente sotto il controllo di Paul. E arrivavano anche le Bene Tellax, ovvero scienziati senza alcuna remora morale, specialisti dalle branche più oscure della biologia e della genetica. Da tutte e tre le parti vi era comunque una persona che spiccava e che comandava la fazione, di cui quella più pericolosa era il danzatore del volto, Sheetale, che sarà comunque il nemico finale nella terza parte. Quindi, dato che il secondo ciclo di Dune adatta il Messia di Dune, che è il titolo del romanzo, si presume che la storia riguardi queste tre fazioni che si scaglieranno contro il nostro Paul Atreides e attueranno una sorta di piano per cercare di smuoverlo un po' dagli impegni dell'imperatore. Difatti, andranno a creare queste creature barra cloni di nome Gola, che andranno un pochino a distrarre il nostro imperatore Paul dai suoi impegni burocratici. E tra questi cloni vi era anche Duncan, ovvero il suo maestro, il suo mentore, il suo amico, interpretato da Jason Momoa in Dune parte 1. Parlo del film, poi ovviamente nel romanzo c'era. E ciò, diciamo, il nostro Paul lo intuisce fin dall'inizio, perché comunque lui vede il presente, il passato, il futuro, lui è un essere divino. Però egli comunque decide di farsi persuadere fino a che i due, alla fine del romanzo, arriveranno a scontrarsi e nello scontro il nostro Duncan riacquisterà i ricordi del vecchio Duncan e quindi torneranno amici, tra virgolette. E anche sua sorella, avrà una parte molto più importante e fondamentale in questa terza parte, comunque a distanza di 12 anni sarà anche cresciuta. Sorella interpretata da Anya Taylor-Joy,
che vediamo in qualche frame della seconda parte, quando diciamo la madre di Paul prende la spezia e quindi inizia a vedere il futuro. E quindi anche lei avrà un ruolo abbastanza centrale alla trama. E anche la nostra Shani, personaggio interpretato da Zendaya, che se vi ricordate bene era praticamente andata via, incavolata alla fine della seconda parte, perché il nostro Paul aveva preso la mano della figlia dell'imperatore. La nostra Shani, come si sa già nel romanzo, darà alla luce due figli al nostro Paul Atreides, facendo andare avanti la dinastia dell'imperatore. Però il nostro Paul ne vede il futuro, quindi intuisce che lei morirà durante il parto. E quindi cercherà di fare qualcosa per rimediare. Ebbene sì, se vi ricordate bene, questa storia ricorda molto quella di Anakin Skywalker nella Vendetta di Sith, che cercava un modo per salvare la sua Padme perché vedeva in una visione che sarebbe morta partorendo i gemelli. E quindi è passata al lato oscuro. Però il nostro Paul riesce a non farlo perché riesce a avere più cervello di quello che aveva il nostro Anakin. Però la nostra Shani alla fine morirà lo stesso e lui comunque, grazie alla visione che vede insieme al neonato, insieme al figlio, riesce comunque a uccidere il cattivo finale, Sheetale, come avevo detto prima, che comunque gli aveva proposto di salvare Shani in cambio di lasciargli il posto come imperatore. Dunque il grosso di questa terza parte, ragazzi, io ve l'ho detto, non voglio continuare a dire cose perché sennò basterebbe leggere il romanzo per sapere tutta la storia. Vediamo come verrà adattata al nostro Villeneuve, sicuramente in un modo maestrale dal punto di vista tecnico, speriamo nella narrazione, dato che questa seconda parte ha forse un mezzo buco di trama a livello narrativo, però ragazzi è comunque un'opera favolosa, ve la consiglio per chi gli piace la fantascienza, perché è tanta roba. In ogni caso, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se vi sono piaciute queste anticipazioni. Andatevi pure a leggere il terzo romanzo se siete curiosi di scoprire la trama. Tanto comunque abbiamo ancora un po' di tempo prima che uscirà al cinema, quindi abbiamo tanto hype da creare in questi lunghi anni. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi chiedo di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube, cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!